tracciato il suo Bug 1006, che ora verrà visto ovviamente dagli altri, però attenzione, vediamo se riescono a passare tutti i tempi. Categoria Bacchi 1006, fermo qui in fondo al rettilineo il Bacchi 1006 di Daniel Pitulon, arrivano gli altri, passano più esterno, uno dei contendenti, vediamo ora arrivare sul rettilineo del giro Marcos Wibener davanti a Remo Cobras, Sin Jasper mantiene la posizione. Marcus Wibener, il tedesco con la sua Bug 1006 della Freising, guida le fila, seguito da Cobra, Jasper, Lauba, Gatewil, Van der Putten, ma vediamo lì, la chiusura anche nel quarto giro, non cambiano le fermato qua in fondo al rettilineo, già passato il primo passaggio, Daniel Pitulon non ha chiuso neanche un primo giro. Vediamo ancora i passaggi, Wibener, Cobras, Jasper, Laubach, all'ultima curva ed eccolo arrivare sul rettilineo finale Marcus Wibener a chiudere vittorioso il tedesco, seguito da Cobras, Jasper, Laubach e Tewil, sono loro ad andare in finale e lampeggiano e quindi si va con questa seconda semifinale dei Bacchi 1006. Arrivano sulla curva. Questo per questo appuntamento con la semifinale, la seconda, per vedere chi andrà a fiancare Wibener come già sono passati.
fuori dalla scena, bella fuori. Finale su 7 giri. No! Tutto
Ocon a cannone. Venga. Macchina 6 con Weber pronto a chiudere anche il terzo giro. Colline e paletti. Non cambiano le grandi pressioni, sempre che ha vinto in seconda. Arriva il terzo con il sensore di 3 euro. Sesto e penultimo giro, Weber.